quelle di tutti. È fondamentale rispettare le seguenti norme. Uscire di casa solo in caso di necessità. Evitare le aree affollate. Mantenere la distanza di sicurezza di un metro gli uni dagli altri. Evitare contatti fisici, compresi i saluti. Lavare spesso e accuratamente le mani. Insieme ce la possiamo fare, ma è indispensabile essere prudenti. Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria.
Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione. Non c'è amore più grande di chi dona la sua vita. O croce, tu doni la vita e splendi di gloria immortale. Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria. Il Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, quanti di voi siete in comunione con noi attraverso la TV e i social? La via della croce è la via che spetta a ciascuno di noi, ma è una via di luce, è una via di amore, è una via di risurrezione. Essa è il movimento del cuore dell'uomo che va incontro a Cristo e ai fratelli. È un cammino di conversione, di penitenza e di gioia. Allora seguiamo Cristo, percorriamo questo itinerario del dolore, ma che sboccia con la domenica della risurrezione. Dinanzi alla croce apriamo il nostro cuore e confessiamo senza paura i nostri peccati, le nostre mancanze. E lo facciamo con le parole che la Chiesa, nostra Madre, ci ha trasmesso. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai redento l'uomo col sangue prezioso del tuo Figlio unigenito, concedi a tutti noi la sapienza della croce per celebrare con fede i misteri della passione del tuo Figlio e gustare la dolcezza del tuo perdono, per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Madre, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Matteo. Disse loro Pilato: che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo? Tutti gli risposero: sia crocifisso. Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Un uomo innocente è condannato a morte. Che ingiustizia! Signore, le nostre famiglie sentono vicine alle Tue le loro sofferenze. Vittime innocenti
a tua immagine a causa della violenza e della persecuzione. Sono costretti a lasciare case, scuole, parrocchie, città, vicini, amici e cimiteri per vivere in campi rifugiati, nella miseria e nella indifferenza. Pilato è sempre all'opera nel nutrire l'ingiustizia. Signore, illumina le menti di questi giudici e rendi noi messaggeri di giustizia. Amen. Diciamo insieme: rendici seminatori di pace, Signore. Rendici seminatori di pace, Signore. Signore Gesù, fai che non siamo vinti dalla paura di fronte alla via stretta che ci proponi. Rendici seminatori di pace, Signore. Signore Gesù, rendici obbedienti al Padre come te, per portare al mondo la buona novella del Regno. Rendici seminatori di pace, Signore. Signore Gesù, fai che accogliamo la missione che vuoi affidarci come dono e impegno per gli altri. Rendici seminatori di pace, Signore. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione. Gesù è caricato dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Gesù è consegnato ai soldati. Lui, per mezzo del quale tutto è stato fatto e senza di cui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste, abbassa la testa e cammina umiliato, portando la croce, indifeso. Signore Gesù, la forza del male è ancora dilagante e distrugge. Signore, tu che ti sei identificato con il debole, guarda alle nostre famiglie fragili, umiliate e sconvolte dalla violenza. Sono vittime della ingiustizia, come lo sei stato tu. Dona loro la forza di portare la croce, di tenere salda la fede e la speranza in te. Amen. Signore Gesù, carico della croce, si dirige verso il Calvario e ci chiama alla sua sequela. Diciamo insieme: fai che ti seguiamo, Signore. Fa che ti seguiamo, Signore. Signore Gesù, fai che cogliamo nella tua croce il senso della nostra vita. Fa che ti seguiamo, Signore. Signore Gesù, apri il nostro cuore perché possiamo dare spazio alla vita interiore e accogliere il tuo Vangelo di salvezza. Fa che ti seguiamo, Signore. Signore Gesù, fai che rispondiamo con generosità al tuo invito a seguirti anche nelle difficoltà della vita. Fa che ti seguiamo, Signore. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione. Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal profeta Isaia. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Colui che porta la pace al mondo è ferito dai nostri peccati e cade sotto il peso dei nostri peccati. Signore, noi siamo oppressi dal peso della croce e dalla grande desolazione che vediamo intorno a noi. Il nostro egoismo e la nostra debolezza ci abbattono. Signore, rialzaci dalle nostre cadute e riorienta la nostra mente alla tua verità. Amen. Il Signore ci chiama a seguirlo sulla via del perdono e della fiducia negli uomini. La vocazione sacerdotale e religiosa è restare fedeli all'umanità. Preghiamo insieme e diciamo: insegnaci, Signore, ad amare come ci hai amato tu. Insegnaci, Signore, ad amare come ci hai amato tu. Signore Gesù, trasforma con la forza del tuo amore il nostro cuore duro e violento. Insegnaci, Signore, ad amare come ci hai amato tu. Signore Gesù, donaci la gioia di perdonare e di non stancarci mai di fronte alle debolezze della nostra umanità. Insegnaci, Signore, ad amare come ci hai amato tu. Signore Gesù, fai che non lasciamo mai cadere accanto a noi un fratello senza porgergli il nostro aiuto e il nostro conforto. Insegnaci, Signore, ad amare come ci hai amato tu. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quarta stazione. Gesù incontra la madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Ferito e sofferente, portando la croce dell'umanità, Gesù incontra sua madre e in lei tutta l'umanità. In questa sofferenza reciproca di un figlio e di una madre è nata una nuova umanità. O Maria, Madre di Dio, hai visto tuo figlio soffrire. Aiuta le nostre madri che sono state private dei loro figli, quelle i cui bambini soffrono e muoiono da soli, lontano da loro. Nella nostra vita quotidiana i figli e i genitori si feriscono a vicenda. Aiutaci, Signore, a trasformare le nostre famiglie e le nostre case in spazi di amore e di serenità, a immagine della Sacra Famiglia. Amen. La vocazione di Maria è quella di essere madre di Dio e madre nostra. Da lei impariamo l'umiltà del servizio. Con Maria, nostra madre, eleviamo al Signore la nostra supplica e diciamo: fai che restiamo uniti a te, Signore. Fa che restiamo uniti a te, Signore. Signore Gesù, che ci hai donato Maria come nostra madre, rendici disponibili come lei al tuo disegno di salvezza per l'umanità. Fa che restiamo uniti a te, Signore. Signore Gesù, che ci inviti a comprendere la vocazione a cui ci chiami, imparando ad affidarci alla tua provvidenza. Fa che restiamo uniti a te, Signore. Signore Gesù,
che ci chiami e ci mandi nel mondo come i tuoi discepoli. Donaci la gioia di rimanere sempre fedeli al tuo amore. Fa che restiamo uniti a te, Signore. Santa Madre de voi fa che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Gesù è aiutato da Simone di Cirene. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Questo incontro silenzioso tra Gesù e Simone di Cirene è una lezione di vita. Due occhi si incrociano in un discorso silenzioso che dice molto. La sofferenza affrontata con la fede traccia un cammino di salvezza. Signore, le nostre famiglie sono lasciate sole nella loro miseria. Stanno aspettando una mano, un cuore, un Simone di Cirene che tu ci mandi in questa terra desolata. Amen. Diciamo insieme: prendici con te, Signore, sulla tua strada. Prendici con te, Signore, sulla tua strada. Signore Gesù, hai accolto la croce per nostro amore. Fai che comprendiamo il senso di ciò che hai fatto per noi. Prendici con te, Signore, sulla tua strada. Signore Gesù, fai che nelle nostre diverse vocazioni sappiamo mettere un germe di amore nella nostra croce quotidiana. Prendici con te, Signore, sulla tua strada. Signore Gesù, non smettere di chiamarci alla tua sequela anche se i nostri orecchi sembrano chiusi al tuo messaggio di amore. Prendici con te, Signore, sulla tua strada. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal profeta Isaia. Molti erano spaventati nel vederlo, tanto il suo aspetto era sfigurato. Non aveva più l'aspetto di un uomo. La Veronica compie un gesto forte e simbolico. Asciuga la fatica dal tuo volto in un gesto di fede che esprime il suo amore per te. Nella tradizione cristiana questo volto rimane impresso nel velo della Veronica. Chi asciugherà i volti feriti dei nostri fratelli, i volti delle nostre madri che piangono i loro figli e la loro angoscia? Dio, concedici di vedere il tuo volto nei poveri, nei perseguitati e nelle vittime innocenti della violenza e della ingiustizia. Amen. Nel gesto di compassione della Veronica troviamo la vocazione a lenire le sofferenze dei fratelli, nel cui volto riconosciamo quello di Gesù. Preghiamo insieme e diciamo: donaci la gioia di seguirti, Signore. Donaci la gioia di seguirti, Signore. Signore Gesù, ti contempliamo nella tua offerta al Padre per noi.
fai che riconosciamo in te i tratti del vero amore filiale. Donaci la gioia di seguirti, Signore. Signore Gesù, fai che viviamo la nostra vocazione come un incessante cercarti e riconoscerti nel volto dei nostri fratelli sofferenti. Donaci la gioia di seguirti, Signore. Signore Gesù, donaci un cuore puro perché possiamo riconoscere nel nostro intimo lo splendore della tua gloria divina. Donaci la gioia di seguirti, Signore. Santa Madre de voi fate e le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione. Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Salmo 117. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Questa seconda caduta sotto il peso della croce è un segno della solitudine nella sofferenza. L'ingiustizia e la violenza gettano nell'abisso le persone umili. La tua solitudine, Signore, si associa all'isolamento delle povere vittime dell'egoismo del mondo. Vieni, Spirito Santo, a confortare, rafforzare e infondere speranza nei cuori degli oppressi, così che, uniti a Cristo, possano essere testimoni del tuo amore universale. Amen. Preghiamo insieme e diciamo: aiutaci ad essere fedeli a te, Signore. Aiutaci ad essere fedeli a te, Signore. Signore Gesù, accendi in noi gli stessi sentimenti di bontà e di misericordia perché possiamo essere tuoi veri testimoni. Aiutaci ad essere fedeli a te, Signore. Signore Gesù, il tuo abbandono al Padre ci guidi nelle scelte di ogni giorno senza lasciarci intimorire dagli uomini. Aiutaci ad essere fedeli a te, Signore. Signore Gesù, non ti fermino le nostre contraddizioni, ma continua a tenerci per mano affinché possiamo attuare la missione che ci hai affidato. Aiutaci ad essere fedeli a te, Signore. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione. Gesù incontra le pie donne. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Luca. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? Queste donne vedono nella croce una maledizione. Il Signore vi vede redenzione, la remissione dei peccati e la consolazione per gli oppressi. Gli occhi delle donne dovevano essere ancora aperti dalla verità della Pasqua. Signore, le nostre madri ferite che stanno soffrendo
hanno bisogno di consolazione e conforto. O Cristo sofferente, sii pace e balsamo per le loro ferite. Amen. Il pianto delle donne mostra la loro compassione e la loro vicinanza a Gesù, condannato a morte. Così anche la nostra vocazione ci fa assumere fino in fondo la povertà della nostra natura umana. Preghiamo insieme e diciamo: ti offriamo il nostro amore, Signore. Ti offriamo il nostro amore, Signore. Signore Gesù, la contemplazione della tua croce ci dia forza e speranza nell'amore del Padre. Ti offriamo il nostro amore, Signore. Signore Gesù, coinvolgi anche noi nel tuo impegno di evangelizzazione, perché possiamo portare al mondo il tuo messaggio di pace. Ti offriamo il nostro amore, Signore. Signore Gesù, fai che il dono della vocazione ci spinga ad essere nell'oggi della storia tuoi testimoni credibili. Ti offriamo il nostro amore, Signore. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nona stazione. Gesù cade la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Da profeta Isaia. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Gesù cade sotto il peso della croce per la terza volta e nonostante la sua spossatezza cerca di rialzarsi ancora. Signore, questo tuo popolo fiaccato e indebolito sta cercando invano la forza di rialzarsi. Le nostre divisioni restano profonde anche nella Chiesa, nonostante il nostro impegno per l'unità dei cristiani. Signore, aiutaci a rialzarci e a ripercorrere la strada del perdono e della unità che scaturisce dalla tua sofferenza redentrice. Amen. Preghiamo insieme e diciamo: apri i nostri occhi, Signore. Apri i nostri occhi, Signore. Signore Gesù, guidaci ogni giorno con la forza della tua parola. Apri i nostri occhi, Signore. Signore Gesù, fai che contemplando la tua croce ti vediamo Dio da Dio, luce da luce, per annunciare al mondo la tua vittoria sul male e sulla morte. Apri i nostri occhi, Signore. Signore Gesù, chiama anche noi a vedere nelle tue ferite i segni del tuo amore misericordioso, per avere la gioia di restare sempre con te. Apri i nostri occhi, Signore. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Matteo. Dopo averlo crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. Signore, tu porti su di te la nostra umanità. Le molte vittime della violenza indiscriminata sono povere e possono solo unirsi a te nella tua sofferenza che libera
e nel tuo infinito amore. Signore, ai nostri poveri profughi che incontrano numerose difficoltà, dona la forza di superare la paura e di rimanere fedeli a questa terra santa che si sta svuotando di testimoni cristiani della tua parola. Signore, insegnaci a vivere distaccati dai beni materiali, così da poter vivere nella tua povertà evangelica. Amen. Il Signore ci chiama alla sua sequela e ci insegna che la vera rinuncia di sé è aver cura degli altri. Preghiamo insieme e diciamo: rivestici del tuo amore, Signore. Rivestici del tuo amore, Signore. Signore Gesù, che ti sei lasciato spogliare di ogni cosa, insegnaci a seguirti con la stessa mitezza e umiltà. Rivestici del tuo amore, Signore. Signore Gesù, che ci fai dono della vocazione all'amore perfetto, donaci la forza di perdonare tutti coloro che ci hanno fatto del male. Rivestici del tuo amore, Signore. Signore Gesù, chiama anche noi a donarti le nostre mani perché siano sostegno sicuro di chi è nel dolore. Rivestici del tuo amore, Signore. Santa Madre dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Undicesima stazione. Gesù è crocifisso. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. Sul cartello dove si scriveva il motivo della condanna c'erano queste parole: il re dei giudei. Insieme con Gesù avevano messo in croce anche due briganti, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Signore Gesù, sei stato crocifisso per i nostri peccati. I colpi del martello risuonano nei nostri cuori. I nostri figli sono martirizzati, uccisi in maniera selvaggia, in una violenza senza senso. Questi giovani oppressi sono vicini alla tua croce. Signore, possa la tua sofferenza redentrice liberare questi giovani e le loro famiglie dalla schiavitù, così che possano scoprire il tuo volto divino. Amen. Gesù, sulla croce, apre a noi la vita eterna. Egli è la porta, la via che conduce al Padre. La chiamata alla sua sequela non ha altro senso che unirci all'amore del Padre con fiducia. Eleviamo a Lui la nostra umile preghiera dicendo: ricordati di noi, Signore. Ricordati di noi, Signore. Signore Gesù, la Tua è sempre una chiamata alla vita e all'amore. Rendi il nostro cuore docile alla Tua parola. Ricordati di noi, Signore. Signore Gesù, donaci la speranza, perché non ci lasciamo mai prendere dallo sconforto di fronte alla morte. Ricordati di noi, Signore. Signore Gesù, chiamaci ancora a non condannare nessuno e ad essere testimoni del tuo perdono. Ricordati di noi, Signore. Santa Madre dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Luca. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Poi, emesso un alto grido, spirò. Facciamo un po' di silenzio. Questo grido di abbandono spezza il silenzio e apre la strada alla libertà. Tutte le croci assumono il loro significato in questa sofferenza redentrice. Le vittime innocenti non muoiono per nulla. Attraverso la tua morte, Signore, hai aperto la porta del regno della vita eterna. La morte non può più sconfiggerci. La morte ci introduce alla resurrezione. Signore, smuovi i cuori di coloro che mettono a rischio la vita degli altri affinché scoprano il valore della vita umana, riflesso della tua vita divina. Amen. La nostra vocazione è vera quando lasciamo che il Signore cambi il nostro cuore, rendendolo simile al suo, pieno di misericordia. Diciamo insieme: fai che perdoniamo i nostri fratelli, Signore. Fa che perdoniamo i nostri fratelli, Signore. Signore Gesù, che sulla croce hai rivelato la misericordia del Padre, aiutaci ad avere i tuoi stessi sentimenti. Fa che perdoniamo i nostri fratelli, Signore. Signore Gesù, perdona i nostri peccati e chiamaci alla tua sequela. Fa che perdoniamo i nostri fratelli, Signore. Signore Gesù, non lasciare che diventiamo giudici ingiusti di chi sbaglia, ma fai che imitiamo il Padre che ama indistintamente tutti gli uomini. Fa che perdoniamo i nostri fratelli, Signore. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Matteo. Ormai era già sera quando venne Giuseppe d'Arimatea. Era un uomo ricco, il quale era diventato discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù, e Pilato ordinò di lasciarglielo prendere. Signore, il tuo corpo è stato deposto senza vita sulle ginocchia di tua madre. Sei morto e non c'è più nessuna speranza umana per te. La tua morte è simile alle morti di milioni di esseri umani, schiacciato dalla ferocia di aguzzini senza pietà. Ci vengono in mente le vittime innocenti del terrorismo, quelle vittime sgozzate, quelle dei cristiani martiri in Nigeria, in Siria, in Iraq, nel Sud Sudan, le ragazze stuprate in India. Ma anche la morte dei nostri cari, il loro ultimo sguardo,
il loro ultimo respiro. Tu ci sei vicino ed hai condiviso fino in fondo la nostra tremenda sorte di mortali. O Maria, Madre nostra, mettiamo nelle tue mani i nostri martiri, i rifugiati, quanti sono ingiustamente torturati, odiati ed esclusi. Affidiamo a te, o nostra cara madre, i bambini senza più scuole, i malati che non vengono curati e i profughi senza più una casa. Chiedi al Signore che il sangue delle vittime innocenti diventi seme di una nuova società, pacifica e giusta. Amen. Gesù, deposto dalla croce, ci chiama a contemplare il suo cuore pieno di amore per l'umanità. È da quel cuore che scaturisce la nostra vocazione. Chiediamo insieme al Signore, dicendo: donaci la forza di seguirti, Signore. Donaci la forza di seguirti, Signore. Signore Gesù, dal tuo cuore aperto scorga la vita per tutti gli uomini. Fai che dal profondo del tuo mistero di amore attingiamo forza per portare al mondo il tuo Vangelo. Donaci la forza di seguirti, Signore. Signore Gesù, doni a ciascuno una vocazione diversa per il bene della Chiesa. Donaci di essere generosi nella nostra risposta alla tua sequela. Donaci la forza di seguirti, Signore. Signore Gesù, aiutaci a comprendere che la nostra vocazione è imitare il cuore del Padre e la tua croce benedetta. Donaci la forza di seguirti, Signore. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 14ª stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Nicodemo, con riconoscenza, riceve il corpo di Gesù, lo prepara per la sepoltura e lo depone nella tomba. Gesù crocifisso si abbandona completamente nelle mani degli uomini, perfettamente unito all'umanità in tutti i suoi aspetti. Attraverso la sua morte siamo infatti sepolti con lui per risorgere con lui a vita nuova. Queste tombe buie attendono la tua primavera, o Signore, la luce della risurrezione. Donaci la grazia di scegliere la tua croce che salva, per tenere viva la fede e la speranza. Signore, rendici figli della luce che non teme più le tenebre. Fa che la nostra croce ci guidi al perdono, alla riconciliazione e alla pace, nella luce della tua risurrezione. Amen. Per noi la morte è una realtà dura,
ma il Signore ci chiama ad essere testimoni della speranza nel suo amore senza limiti. Diciamo insieme: donaci, Signore, la grazia della conversione. Donaci, Signore, la grazia della conversione. Signore Gesù, risveglia in noi il pentimento per i nostri peccati, per essere sempre più fedeli alla tua chiamata di amore. Donaci, Signore, la grazia della conversione. Signore Gesù, che ci hai amato sino alla fine, fai che amiamo te e i fratelli con la stessa fedeltà. Donaci, Signore, la grazia della conversione. Signore Gesù, rendici testimone del tuo amore secondo la vocazione che vuoi dare a ciascuno di noi. Donaci, Signore, la grazia della conversione. Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Così abbiamo percorso queste stazioni della Via Crucis, immaginando, ecco, così simpaticamente anche Fra Francesco mi indicava anche il luogo segnato un po' dalla pavimentazione, dalle righe, mi indicava il luogo nel quale mi dovevo fermare, sostare per le varie stazioni. E così con la fantasia ho immaginato, ecco, questo pavimento come una sorta di pagina bianca, quelle pagine che anche in questi giorni abbiamo dinanzi ai nostri occhi, perché abbiamo tanto tempo anche per noi, per scrivere, per leggere, queste pagine con le righe sulle quali scrivere una parola. E che parole scrivere anche in questi giorni? Quali parole possiamo scrivere in questo tempo che è avvolto davvero dal grande silenzio? E mi veniva in mente un po' così le stazioni della Via Crucis come queste righe dove poter scrivere queste parole. Parole che non spetta a noi, ecco, scrivere, ma che ha già scritto il Signore con il suo corpo. Si dice in gergo, no, quando si battono le lettere al computer, si dice il corpo del testo. Ecco, mi piace immaginare davvero che l'unica parola avvolta, fatta con lo spessore di silenzio, ecco, sia il corpo di Gesù. E lui, la parola avvolta di silenzio, avvolta di gesti, questi gesti fatti di amore, di concretezza. E direbbe Don Tonino Bello: coraggio, non è detta ancora l'ultima parola fin quando, ecco, non c'è la luce della risurrezione, la luce della Pasqua. E domani, ecco, proprio in questa notte, possiamo davvero, attraverso anche la meteorologia, no, l'astronomia, anzi non la meteorologia, l'astronomia, siamo certi, ecco, di fare questo passaggio nella nuova stagione, quella della primavera. Possiamo dire: domani è primavera. E se è primavera è perché qualcuno ha detto una parola più forte delle altre, una parola fatta di carne, una parola fatta di risurrezione. Le vere parole, dice anche D'Avenia, le vere parole, quelle della poesia, hanno un loro peso solo quando queste parole nascono dal silenzio. E quale occasione migliore, quale quella della Via Crucis, per affermare e trovare tutto questo come realtà. L'unica parola che ha avuto un peso nella storia, che è nata da un silenzio, è quella di Gesù. E Gesù stesso si fa silenzio perché a dire l'ultima parola in questa storia potesse essere il Padre suo. Infatti in più passaggi, nel battesimo, nella trasfigurazione, abbiamo ascoltato, ecco, la voce del Padre che diceva, indicando il Figlio: questo è il mio Figlio prediletto, ascoltatelo. E noi ci siamo messi in ascolto, lo abbiamo seguito attraverso queste righe, attraverso questa pagina.
Ma questa parola ci ha anche un po' sconvolti, perché è una parola fatta di silenzio, una parola fatta di silenzio. Non è una parola trattante, ma è una parola che si distingue tra le altre parole, è la parola fatta di silenzio. E anche in questi giorni così è nata anche un po' una polemica, no? È bello vedere tutta questa solidarietà, affacciarsi dai balconi, cantare. Qualcuno ha anche detto facciamo silenzio anche. E le parole, ecco, il consiglio di chi ha detto facciamo silenzio viene da chi ha provato, ecco, la perdita di un proprio caro, da chi ha provato questo dolore. È vero l'uno ed è vero l'altro. Vanno solo messi in un ordine conseguenziale. Potremo cantare la gioia della Pasqua quando avremo superato tutto questo. E allora ecco il senso di questa Via Crucis. Ora a noi non è dato di capire il senso, è dato di capire solo di abbracciare, di tenerci stretti forte alla croce di Cristo, tenerci forte stretti a Gesù, come fa Giuseppe d'Arimatea, che a un certo punto comprende il valore di quest'uomo che chiama Signore, chiama Maestro, essendosi fatto suo discepolo, e accoglie questo corpo per conservarlo, ecco, in un luogo decoroso. Facciamo anche noi questo, accogliamo questo corpo, sicuri di accogliere una parola che sconfiggerà le tenebre magari di questi giorni, di questo tempo, sicuri che con lui attraverseremo la soglia della Pasqua. Ecco, auguri, coraggio, domani è primavera. Non è solo primavera dal punto di vista astronomico, ma è primavera soprattutto perché noi che crediamo in Gesù sappiamo che lui la morte l'ha già sconfitta. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai rinnovato il mondo con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, conserva in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri per sempre al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Buona e santa notte a tutti. Misericordiae sicut Pater, misericordiae sicut Pater, misericordiae sicut Pater, misericordiae sicut Pater. Rendiamo grazie al Padre perché è buono, in eterno misericordia eius. Ha creato il mondo con sapienza, in eterno misericordia
Eius conduce il suo popolo nella storia in eterno misericordia. Eius perdona e accoglie i suoi figli in eterno misericordia. Eius misericordia sicut pater, misericordia sicut pater, misericordia sicut pater, misericordia sicut pater.